Buonasera, buon sabato a tutti. Grazie assolutamente di essere intervenuti, anche se io sarò una figura assolutamente marginale e vi giuro mi godrò assolutamente la presentazione con voi, lasciando libero campo e parola alla editrice, Francesca Dinamite Mogavero. Dinamite l'ho inventato io, non so offesa, l'ha accettato, ok, e l'autore del libro, nonché poi spiegherà non solo autore ma anche altro, Gabriele Farina. Posso dirvi soltanto che il libro ha qualcosa a che fare con un film che uscirà in prima nazionale, come ha detto il regista Stefano Pupio Giano nel trailer, il 10 marzo al Cinema Massimo, vediamo se do tutte le informazioni giuste, Sala Cabiria, che credo che dicono che sia la più grande. Io ho visto soltanto un trailer e ragazzi, tanta roba. Mi fermo lì perché non sono neanche un cinefilo, mi intendo appena appena qualcosa di libri, ma anche qui lascio parlare chi se ne intende più di me. E chi sono? E chi sono? Eccoli qua, prima sempre le donne. Francesca Ciao. Dinamite Mogavero e il nostro Gabriele Farina. Buongiorno, bentrovati. Buonasera a tutte e due. Come state? Dai, beh, un po' chiavica più che dinamite stasera, però... Ma dai, smettila, dai. Che hai una faccia che sei formissima, dai! Dai, dai! Sei un po' acciaccata, ma sappiamo che è indistruttibile, quindi... Attendete un attimo che vado a modificare il layout. Perfetto, eccolo qua. Benissimo, così almeno siamo tutti equilibrati. Prego, signori. Francesca, credo che magari vuoi fare una un'ouverture, un'introduzione. Intanto, buonasera a tutte e tutti. Grazie Riccardo per l'opportunità e ben ritrovato Gabriele. Grazie. Volevo farvi vedere in super super anteprima. Tu puoi vedere quella lì, io faccio vedere questa. Esatto, esatto. E con Gabriele capiremo anche perché ci sono due copertine. Esatto. Quella che vedete qui è la classica fiaschetta, che è il formato tascabile in carta riciclata a strisce, che è un po' la caratteristica dei racconti pubblicati da Buendia Books. E ricordiamo che è anche un vermouth, quindi una storia alcolica forte che esplora tutte le tematiche del brivido, ed è un novello perché è una penna contemporanea. Infatti Gabriele è qui con noi. E non è un libro a sé stante, ovvero può essere letto così da solo, ma vi consiglio ancora di più di, prima di leggere Svanirà per sempre, di leggere gli altri quattro titoli tratti dagli omonimi film di Pupio Giano. Ognuno appunto è una vicenda, un viaggio a parte che esplora una sfumatura della paura, ma tutti insieme formeranno qualcosa di molto particolare ma, e molto interessante. Il regista che ho visto in un'intervista video insieme a Gabriele Farina l'hanno definita una esalogia, cioè sono sei romanzi. Poi non voglio svelare come sono collegati, è stato detto in video, ma se volete dirlo voi o lo dirà Gabriele, quello è un altro paio di maniche. Certo, e io vorrei iniziare chiedendo a Gabriele come va, perché il 10 marzo non manca tantissimo, quindi a che livelli di delirio e di emozioni siete? Ci stiamo preparando a questa nuova serata che insomma ci auguriamo sia divertente, piena di partecipazione come sono state le precedenti, quindi siamo lì che stiamo facendo un po' di promozione, in questi giorni stiamo pubblicando i video degli attori che invitano a venire al cinema
e quindi siamo appunto, sì, lo sai, siamo nel delirio, come è normale che sia, ma è bello che sia così, insomma. È vero. E tra l'altro tu appunto sei l'autore di questa novelization e di altre novelization che abbiamo pubblicato, ma non fai soltanto questo per il grande progetto fantastico del cinema di Pupi. Esatto. Sì, anche, sì, allora, diciamo che siamo un gruppo di sceneggiatori autori, insieme a me c'è Corrado Artale, ovviamente c'è Pupi Oggiano e c'è, per quanto riguarda la parte di sceneggiatura, Antonio Tentori, che insomma è un nome storico della sceneggiatura di genere italiana. E io e Corrado Artale ci stiamo alternando nella scrittura delle novelization, quindi una io, una lui, a seconda di chi firma la sceneggiatura. C'è questo giochino interessante che ci permette di alternarci e di affrontare in maniera diversa la stessa storia ogni volta. Certo. Forse è caso che diciamo due cose sul progetto generale, per chi magari non conosce, ecco, la storia e si sta chiedendo di che cosa mai stiamo parlando. Certo, e anche che cos'è una novelization. E anche che cos'è la novelization. Allora, il progetto generale è ovviamente un'idea di Pupi Oggiano, che è un musicista, regista di Torino, insomma ha lavorato tanto come musicista, poi ha fatto un sacco di corti, di documentari, molti sul film, sul cinema di genere, e fino a quando 4-5 anni fa ha avuto questa idea di intanto di passare, si sentiva pronto per passare al lungometraggio e poi di sviluppare un progetto decisamente articolato, quindi una serie di film, 6, per questo parlavamo di esalogia, che sviluppassero ognuno uno dei generi del cinema di genere. Quindi il primo è stato un film di fantascienza, il secondo un horror, poi un thriller e via così. Quello di cui stiamo parlando questa sera è un classico giallo. In realtà da questa idea, che già è abbastanza complessa nella sua realizzazione, si è poi sviluppato qualcosa di ancora più complesso, perché intanto come musicista Pupi ha scritto le colonne sonore di tutti i film, quindi esce anche sempre la colonna sonora, il CD con la colonna sonora del film. E poi parlando con Francesca c'è stata questa idea delle novelization. Quindi che cos'è la novelization? È il libro, il racconto tratto dal film o dalla sceneggiatura originale del film. Nel nostro caso è sempre tratto dalle sceneggiature. Quindi, chi poteva venire in mente se non a Francesca Mogava? Perché è l'unico vulcano in tutta Italia che non ha smesso di eruttare. Continua costantemente a produrre colate di lava, di idee, di cose, eccetera. Beh dai, diamoci sì, fare quel che diceva, l'idea era loro, l'idea assolutamente loro, io l'ho abbracciata, l'ho accolta a braccia aperte, assolutamente. Sì, l'idea è nostra, ma tu non ci hai pensato neanche un secondo, hai detto volentieri, facciamolo, e da quel momento sei stata sempre pronta e attiva e propositiva come effettivamente sei in tutte le cose che fai. Poi il formato della fiaschetta si adattava perfettamente alla lunghezza di un racconto che poteva nascere da queste storie, e quindi ci siamo trovati in questo matrimonio perfetto. È vero. E la novelization non è un'invenzione di questa avventura, era una cosa che soprattutto negli anni 70-80 era abbastanza frequente, anche se era per lo più un aspetto del marketing dei film di grosso successo o dei film di genere, ed è spesso degli horror dei film di fantascienza. Mi concedete una domanda che certamente probabilmente lo so già di mio, che potrebbe essere un po' banale, forse un po' scontata. Stiamo parlando di horror, giusto? Almeno io ho visto il trailer di questo, di Svanirà per sempre, non ho ancora il libro, Franci sicuramente magari me lo manda, scegli con che copertina, non c'è problema. Si parla di horror, però anche di esoterismo, forse di satanismo, eccetera, no? E
credo che l'argomento su Torino sia quasi naturale, no? Perché Torino è il centro di qualcosa di esoterico, di... cioè ci sono mille e mille versioni di cui io se discettassi magari direi anche delle sciocchezze, però so che c'è questo centro di esoterismo di cosa proprio su Torino, perché è in una posizione ben particolare. L'avete fatto proprio, diciamo, seguendo il filone di questa di questo, diciamo, significato di questa cosa per cui Torino è nota, o comunque in ogni caso e pensando di appunto di utilizzare un filone che magari non solo su Torino ma magari soprattutto su Torino c'è uno zoccolo duro di persone sensibili e tutto quanto, comprese sette sataniche che dicono che su Torino qualcuna ce ne sia, non si sa, sono magari nascoste, oppure a voi piace l'horror per cui vi fregava di meno, potevate farlo anche a Cremona o a Palermo. Allora, guarda, sì, ovviamente Torino ha questi ampi riferimenti all'esoterismo. In realtà, della serie dei film, quello che più ha dei riferimenti esoterici ed è più legato a Torino, e quindi forse altrove non sarebbe stato possibile girarlo, è uno dei precedenti, Ancora pochi passi. Questo che è più un giallo, che non quello era un horror effettivo sotto tutti i punti di vista. Questo che è più un giallo che un horror, anche se poi quando ci sono gli omicidi c'è tutto il sangue che deve esserci per essere un film di genere. La pista esoterica è una delle piste che il commissario Terzi seguirà, perché ci sono alcuni riferimenti nel momento degli omicidi che lasciano ipotizzare che possa essere una delle soluzioni, ma è solo una delle piste tracciate. Quindi appunto sull'esoterismo è più legato Ancora a pochi passi, e lì sì, i riferimenti a Torino sono molto, molto chiari, si vede anche nel film molto bene la Torino più classica, le grandi piazze, insomma è molto riconoscibile. Gabriele, domanda? No, vai Franci, vai. Volevo solo che ci ricordassi un attimo i titoli dei film precedenti. Sì, allora il primo è... Un attimo, fermo, io prendo carta e penna. Prego, vai pure. Allora, il primo è La paura trema contro, che è poi va a diventare un po' la linea guida di tutta la faccenda. Il secondo è Ancora pochi passi, che è appunto l'horror di cui parlavamo prima, e poi è arrivato Nel ventre dell'enigma, che invece è più un thriller. Il quarto è Tutto il buio che c'è intorno, che è più un film fantastico, nel senso che ha dei riferimenti un po' più, meno identificabili come genere specifico, è quello che noi abbiamo poi definito una favola nera. E poi siamo arrivati a Svanirà per sempre, che è appunto il quinto titolo ed è un giallo vero e proprio. E quindi da quello che ho capito, Franci, a ogni film c'è collegato un libro. Esatto, un libro e il CD della colonna sonora. No, ok, ma il libro ha lo stesso titolo del film? Esatto. Ok. Assolutamente, il libro racconta la stessa storia del film sostanzialmente, anche se poi ovviamente scriverla piuttosto che raccontarla per immagini è un'altra faccenda, quindi vengono ci sono differenze evidenti, come anche capita spesso, è sempre capitato insomma in questa avventura che qualche cosa cambi, dei personaggi abbiano sviluppi diversi e crescano in modo diverso, un personaggio venga più sviluppato nel libro che non nel film. Certo, la traccia della storia è quella, il finale è quello, perché altrimenti non staremmo parlando di storie diverse. Tutti questi titoli hanno ancora un'altra particolarità,
messi uno dietro l'altro formano una frase che qua io non l'avevo svelato, lo dice lei, ok. Che con l'ultimo titolo, insomma, la frase con l'ultimo titolo, la frase sarà conclusa e sarà in effetti proprio il tema centrale, insomma, la rivelazione di quello che è il cinema di genere nella mente di Pupi Ohgiano. Quindi un ulteriore particolare di questa strana avventura che rende il tutto molto, molto curioso. E se volete provare, diventa complicato, ora che ci sono 5 titoli su 6, a provare a indovinare quale sarà il sesto, però la vedo difficile. Una domanda. Una domanda tecnica, non è una domanda narrativa, anche perché, ripeto, io avevo anticipato che non avrei potuto dire nulla, anche perché ho voluto fortemente insieme a Francesca proprio dare visibilità a un progetto di questo genere, che oltretutto lo conoscevo non proprio completo, quindi in maniera ancora un po' limitata, e poi ho visto proprio mezz'ora fa il video intervista di Gabriele e del regista, che raccontavano, poi mi sono visto, e lì tanta roba, non so chi l'abbia fatto, ma ragazzi, un capolavoro, il trailer, ma veramente tanta, tanta, tanta roba. L'ho fatto vedere alla mia padrona di casa, che adora l'horror, satanismo, eccetera, e ha detto, mio, subito, il film, lei non è una che purtroppo ha la possibilità, magari ci sarà la possibilità di noleggiarlo, di pagarlo, più avanti sul tubo o da qualche parte, spero. Esce il DVD del film? Sì, esce il DVD, sì, perché in realtà questi film sono tutti pensati per l'home video, ovviamente l'uscita al perfetto, cinema, okay. È una cosa in più che ovviamente siamo felici di riuscire, benissimo, a fare, ma non abbiamo una distribuzione vera e propria. Però la mia domanda è questa, siete tutte e due torinesi, Francesca è una casa editrice e quindi, in gergo strettamente tecnico, è un'imprenditrice del libro a Torino. Lei è la spalla, ma comunque è nel circuito del film, no? E della distribuzione, tutto. Credo che lei faccia parte integrante di tutto l'entourage, esatto. Quello che vi chiedo è che riscontri fin dall'inizio avete avuto dal punto di vista proprio, parliamoci chiaro, volgarmente, della vendita, dell'interesse, e vabbè, l'interesse è collegato anche alla vendita, no? Cioè, quindi, sia come libri che come film, eccetera, cioè, vi aspettate anche il 10, un bel pienone, un grosso pubblico. Siete di Torino, quindi Torino, sì, va bene, sarà la seconda metropoli d'Italia, alla fine sia Torino che Milano, se ce la riduciamo sono sempre dei paesotti dove tutti si conoscono, fondamentalmente. Per cui, come sta andando fin dall'inizio? Gabriele, vuoi parlare prima tu? Sì, poi ti lascio ovviamente per competenza totale la parte dei libri. No, allora, intanto, visto che si è parlato del trailer, il trailer è realizzato ovviamente da Pupi Ohgiano, ma soprattutto dal montatore, che è anche operatore del film, che è Alessandro Benna, in collaborazione con Serena Guarnero, quindi la firma dei trailer di tutti i film e anche ovviamente di questo è loro. Per quanto riguarda il successo sperato ottenuto, allora c'è una, quando abbiamo chiesto al Cinema Massimo uno spazio la prima volta per proiettare in anteprima La paura trema contro, ovviamente non conoscendo, insomma, non essendo dei nomi conosciuti, ci avevano accolto, ci avevano dato lo spazio, ma ci avevano dato giustamente una delle salette piccole. No, racconto questo aneddoto perché è particolare, perché nel momento in cui sono stati poi messi in vendita i biglietti, in 24 ore la sala che c'era stata data era andata esaurita, e
Tant'è vero che ci hanno poi dato l'altra sala piccola, quindi è successa una roba strana, il film era stato proiettato contemporaneamente in due sale. Ovviamente la volta successiva ci hanno poi dato la sala Cabiria, che è una sala da 450 posti. Ecco, una piccola domanda, Gabriele. Per ogni film c'è un DVD? Per ogni film c'è un DVD. Abbiamo trovato la collaborazione della Home Domanda, Movies. Domanda, dove si acquistano questi DVD? Da si Francesca? Acquistano... No. Okay. Si acquistano online sulle piattaforme, Amazon, eBay o... Scrivendo il titolo del libro su Amazon mi viene fuori DVD, lo compro. Ok, perfetto. Esatto. O addirittura, cioè, normalmente nelle poche videoteche ancora esistenti sul territorio. Vabbè, certo. Purtroppo poche. Ho la fortuna di avere una videoteca sotto casa, vicino casa, o di fiducia. Quindi il film è solo ed esclusivamente su supporto? Sì. Non è possibile trovarlo in rete, se non magari illegale. Voi non lo distribuite a livello... No, noi siamo dei vecchi collezionisti di... Esatto, di DVD, mi sembra che è giusto comunque specificarlo per tutti, no? Certo, ci piace l'avere l'oggetto fisico in mano, che effettivamente poi è anche proprio per questo è molto curato, ha dentro un libricino... Con alcune immagini, con la locandina. Sì, beh, certo, come se fosse un CD musicale, non cambia molto. Esatto. Come anche il CD ha il suo libricino interno. Ecco, invece Francesca, tu prima hai detto del libro che c'è dentro un CD, no? No, ho capito male io. No, che per ogni titolo esce appunto il film, la prima al cinema, il DVD del film, il DVD della colonna sonora e il libro. No, avevo capito che nel libro c'era allegato un CD. Scusa. No, non ancora. Magari era quello musicale, per esempio, non lo so. No, potrebbe essere un'idea. Appunto, il CD musicale. Francesca, però potrebbe essere un'idea. Beh, in realtà ci sono già i pacchetti speciali in edizione limitata. No, nel senso, il libro con dentro, vabbè che adesso esistono le chiavette eccetera, anche le radio non hanno neanche più il CD, sono io un povero dinosauro e sulla macchina uso la radio con CD e me la sono andata a comprare apposta quasi non trovandola, perché ci sono quegli schermi da computer, siamo al delirio totale, però secondo me sarebbe stato un po' vintage magari, ma nel libro dietro in fondo, tac, la colonna sonora, il CD della colonna sonora della vera. Beh, in fiera già portiamo tutto al nostro stand, al salone del libro. Vabbè, ovvio. Troverete ovviamente tutti i DVD usciti finora e tutti i CD usciti finora. Tu sai che io non ci metto piede in quel caravanserraglio che viene considerato un salone del libro. Cioè, proprio io ai giardini zoologici ci andavo da piccolo, non ci vado. Lo so, sono un polemista notevole, però no, grazie, preferisco vivere intensamente le case editrici. Però lo portiamo anche in altre occasioni, in altre fiere. Vabbè, voi dovete vendere quello, ragazzi, e ci mancherebbe altro, assolutamente sì, quello sì. Parlavamo del riscontro di pubblico, che mi è piaciuta l'espressione che hai detto prima, Riccardo, il concetto di paesone, e funziona questa, la definizione di paesone, non soltanto a livello geografico ma anche a livello di generi letterari, perché ci sono generi magari considerati di nicchia ma che hanno veramente l'aspetto di un paese, nel senso che c'è uno zoccolo duro di persone che abitano quel genere letterario e non si perdono. Assolutamente ciccia. Quindi il riscontro è assolutamente positivo, e la cosa che mi piace di questa esperienza è che qualcuno arriva dal film, ha già visto il film e poi scopre la novelization. Qualcun altro o viceversa. Esatto. Quindi veramente un flusso di appassionati che a mano a mano... Vabbè, per quello avete creato un anello, tra virgolette, chiamiamolo anello, un circolo, un circolo. Culturale, molto 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 legante uno tra l'altro, è proprio che oltretutto magari anche a macchia di leopardo, ma questo può avvenire soltanto
o in grosse e numerose cittadine, quindi stiamo parlando di 27-28 mila abitanti, o appunto nelle metropoli, ma anche un filo nelle città metropolitane, di certo non nei paesini come il mio, che è un pollaio di 4.000 anime, dove appunto il messaggio si spande e poi tutta, com'è che si chiamava da ragazzi lì, la crew si riunisce, no, per vedere e per leggere. È vero. Perché sono sicuro che al film, sono sicuro che al film, non so se tu metterai il banchetto dei libri, spero di sì. C'è. Esatto, ma magari arriverà anche gente con in mano il libro per farsi autografare da Gabriele, magari anche da Puppio Giano, sicuramente, cioè, molto bello. Mi piacerebbe molto, ecco lì, anche se non amo la folla, proprio la aborro, però ecco, sarebbe un evento culturale che risedermi sulle sedie di un cinema, è secoli che non lo faccio, mi piacerebbe veramente, però vabbè, sono un pigro enorme, per cui già pensare al viaggio ci penso neanche, purtroppo, anche in macchina, ma no, a parte che non posso entrare, perché c'ho un euro uno, per cui mi blindano esattamente fuori, c'ho un fuoristrada di 20 anni e faccio, non è il caso. No, volevo dire due cose su quello che avete appena detto. Intanto ha ragione Francesca sul paesone, che non è solo locale, quindi non parliamo solo di appassionati di Torino, ma è anche di genere. Infatti noi abbiamo, cioè alla prima negli anni scorsi, ma sappiamo che succederà anche quest'anno, abbiamo appassionati che arrivano da alcuni angoli d'Italia apposta per vedere il film, perché seguono Giano, seguono il progetto, e quindi diventa un po' un appuntamento annuale in cui ci si ritrova per vedere il film nuovo. E poi parlate del banchetto, ovviamente ci sarà il banchetto, ed è il motivo per cui questo libro, come i precedenti, ha due copertine, perché quella diciamo non tradizionale a strisce è una copertina speciale proprio per l'anteprima del film, quindi verrà venduta esclusivamente in quel momento. Ma siete passibili, tra virgolette, di denuncia, lei e Oggiano, perché sfruttate intensivamente il lavoro di Francesca al banchetto e gli date anche i DVD da vendere per voi? Assolutamente sì. Giustamente, no? Domanda. Lì al film vendete solo ed esclusivamente il DVD di questo o vendete anche quelli precedenti? No, è possibile comprare anche i precedenti, sia i libri che i DVD, che le colonne sonore, ovviamente, perché magari chi arriva a vedere il film per la prima volta ha la curiosità poi di andare a vedere i precedenti, e quindi è l'occasione buona. Infatti adesso... Ultima domanda, ma perché poi devo andarlo a ordinare, qual è il DVD più horror, cioè a parte il libro, ma il film più horror? Ancora pochi passi. Ancora pochi passi. Ancora? Ancora pochi passi. Che è il ancora secondo. Pochi passi. No, per la mia padrona di casa, mica per altro, che poi mi interroga e mi dice qual è quello più horror? E allora, se non lo so, poi pam, mi tira la mia bacchetta. Boh, ho già fatto lo stupido abbastanza. Vi ringrazio veramente tanto. Complimenti per quello che avete studiato e per comunque un lavoro culturale che state facendo di vari filoni. Un filone cinefilo e un filone sicuramente appunto Francesca, editoriale e librario. Molto bello, perché comunque vedo che tutte e due, Francesca, i suoi prodotti sono veramente stracurati, proprio il prodotto sto parlando, per cui voi, almeno sulla rete, vabbè, un DVD è un DVD, purtroppo il libricino magari, ecco, quello è molto curato, il DVD è un prodotto freddo, è un dischetto, punto, ma il libricino sicuramente... appena lo avrò tra le mani avrò la possibilità di vederlo, sono sicuro che avrà la stessa cura e eleganza dei trailer piuttosto che
vi faccio veramente, veramente tanti, tanti complimenti e non diciamo nulla, ma in bocca alla balena, cioè lì sì, per non dire peggio, per il 10, ma sicuramente il pienone sarà garantito. E anche se Giove e Pluvio pare, dicono, non si sa, dovesse rompere le scatole, la gente è a coperto, quindi problemi non ce n'è. Auguri, auguri tanti. Francesca, fermati un attimo gentilmente dopo Gabriele. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, ciao, a presto. Ci vediamo al cinema. Ok.